Ciao ragazzi, oggi parleremo di Krabby Krabong armato, in particolare della parata al fendente diagonale. Io sono Stefano Noardi, istruttore di Muay Thai tradizionale e Krabby Krabong. Nel Krabby Krabong, infatti, della scuola Taranevac, i colpi diagonali, quindi alla base del collo oppure anche perpendicolari, non vengono parati con la spada, l'arma messa parallela al terreno, in questo modo. Questo non viene mai fatto. Perché in questo modo, oltre ad essere appunto una leva svantaggiosa per me, tutta la forza del colpo sarebbe concentrata in un unico punto, così, e rischiamo anche di colpirci con la nostra stessa spada. In Krabby Krabong, quindi della scuola Tarandevac, i colpi diagonali vengono parati con l'arma, quindi il dab, messo a 45 gradi, così. In questo modo la forza viene fatta scivolare verso l'esterno, forza del colpo scivola verso l'esterno, un po' come i tetti delle case che sono a 45 gradi, proprio per permettere l'acqua o la neve appunto di andare verso l'esterno, di andare giù dalle case. Quindi così, dall'altra parte così. Così, 45, 45, fianco, 45. Fianco 45, da qua, fianco 45, fianco 45, fianco 45. Questa posizione, appunto a 45 gradi, saremo completamente coperti. Infatti, se tiriamo giù due rette dagli estremi del nostro dab, da qua. E da qua vedete come io sia completamente coperto. Errori più comuni è appunto andare incontro con l'arma all'avversario, in questo modo. Immaginate che arrivi il colpo, io vado a parare incontro. Questo è sbagliato perché ci esporremo ad altri attacchi dell'avversario. Magari il primo lo riusciamo a parare, ma il secondo capirebbe e andrebbe a tagliarci dall'altra parte. Vedete tutta questa parte. E lo stesso stare troppo indietro, in questo modo, così, troppo indietro, perché ho la testa fuori e quindi sarebbe un facile bersaglio. Un'altra cosa da tenere presente è la gamba, la nostra posizione Samlia, sono qui, ok? Quando vado indietro, paro. Vedete, sposto la gamba all'indietro. Se paro così, paro diciamo il colpo, però ho la gamba come bersaglio, quindi l'avversario una volta appunto che il colpo viene parato andrebbe a tagliarmi la gamba. In questo modo invece, da qua, gamba indietro, fianco, parata e gamba indietro, il colpo viene parato. Ma non trova la nostra gamba. Ok? Quindi da qua al fianco paro 45, paro 45, paro 45. Io stesso ando indietro, colpo al fianco, nostra posizione Samlia, passo indietro, parata, fianco, passo indietro, parata. Fianco, passo indietro, parata, fianco. Questo è uno dei schemi base proprio delle parate dell'appunto Krabby Krabong, scuola Tarandevac. Se avete domande, vi ricordo sempre di contattarmi nei miei social, Facebook, Instagram, scrivere sotto sui commenti dei video, su YouTube appunto. Ricordatevi di iscrivervi al mio canale, attivando la campanella, così ogni volta che caricherò i video appunto vi arriverà la notifica. Ciao e buon allenamento!